tu sei forte, Riccardo. Anche Walter è forte. E questo comico merita. E della via Gluck che non rido così. E fa ridere anche Bingo e Bongo. Mi raccomando. Stiamo aspettando la videochiamata dell'attore Paolo Riva. Ah, eccoti, Sbirulino. Ciao Paolo, stavo aspettando la tua chiamata. Che pasticci combini stasera? Sto preparando uno scherzetto al nostro amico Mario Barenson. Stasera voglio raccontarti alcuni fatti che ho visto con i miei occhi. Un uomo che sta giocando a carte e che vince in modo impressionante dice rivolto agli amici: è logico che io vinca sempre. Vedete, non sono affatto fortunato in amore. La prima moglie che ho avuto mi tradiva. La seconda è fuggita con tutti i miei risparmi. E la terza è sempre con me. Scusi, dottore, ho la dissenteria. Ha provato col limone? Sì, ma appena lo levo mi ritorna. Visto, Sbirulino, cosa succede a sposarsi? La figlia ritorna dall'esame di guida. Cara, com'è andato l'esame? Non so. Come non lo sai? Cosa ti ha detto l'ingegnere? Non ha detto niente. L'hanno portato subito al pronto soccorso. Pronto? C'è Pilato? Sì, ma non può venire al telefono. Si sta lavando le mani. Visto, Paolo? Ne so una più del diavolo. Un tale incontra un amico sposato da poco. Allora, tutto bene? Tu e Luisa siete finalmente sposati. E felici, immagino. Certo, risponde l'altro a mezza voce. Luisa è felice e io sono sposato. Un dromedario entra in un bar. Ordina un whisky con aggiunta di Sprite. Beve, paga e se ne va. Whisky con Sprite? Commenta il barista. Che gusti bestiali! Scommetto, Paolo, che ne hai un altro da raccontarmi, vero? Due signore anziane si incontrano. All'ora del tè. Ciao Anna, da dove vieni? Dall'istituto di bellezza. Ah! E come mai era chiuso? Oh, è arrivato Mario Barenson. Aspetta che vado, Paolo. Ciao Paolo, ciao! Ah, ecco Mario. Oh, ma chi è? A quest'ora? Ma c'è Paolo, c'è l'attore, Paolo Riva. Ciao Mario, ti vedo un pochino stanco, come mai? E me lo chiedi? Ho una moglie a dir poco sfaticata e mi tocca sempre lavare i piatti. All'Europarlamento ho assistito a una buffa scenetta. Cameriere, quanto costa un pranzo nel ristorante di questo Parlamento? 30 euro a testa, signore. Senza sconto per i vostri colleghi? Lei è un uomo politico, signore. No, io sono un ladro. È proprio vero. Dall'euro alla neuro. Mario, ti saluto che ho una chiamata in linea. Ciao Paolo, a presto! Ciao, alla prossima! Tanti saluti euroscettici! Amici e amiche, io sono Don Italo e mi hanno chiesto di partecipare a questa corrida dove cercherò di farvi ridere. Dunque, allora, sapete qual è il colmo per un tacchino? Avere la pelle d'oca! E il colmo per un sarto? Perdere il filo del discorso. Dunque, sapete come si chiama la più grande atleta cecoslovacca? Čolanka Sbilenka. Ah, che giornata all'Europarlamento. Oggigiorno l'unica cosa su cui si può contare sono le nostre dita. I figli più viziati sono quelli del canguro. Appena nati giocano in borsa. Ah, dimenticavo. Ho chiesto a Mario Draghi quanto mi dai per mia moglie. E lui, niente. Io, tieni, è tua. Alcune donne mi scrivono: è vero che lavori per la televisione? Sì, ancora una decina di rate e l'avrò pagata tutta. Ho detto a mio figlio: tu non capisci il valore del denaro. E lui mi ha risposto: per forza, non me ne dai mai. Pensiero di una sogliola. Che vita piatta è la mia. Signori, alla prossima. Euroscettico è proprio scemo, hai capito? Questo qua è così.